L'altra volta abbiamo visto come si scrive l'energia di bilancio di un bilancio, sia di massa che di energia, quindi avevamo scritto tutti i termini. Nella sua forma più semplice, l'equazione di bilancio si scrive così, cioè la variazione, in questo caso, della quantità di massa stoccata all'interno di un volume di controllo è uguale alle precipitazioni, e qui ho scritto la scritta sbagliata, qui sarebbe P meno E T meno Q. Su queste slide le ho viste centinaia di volte, ma errori ne trovo sempre. P è positiva perché entra nel volume di controllo, e T è deve essere negativa perché è una quantità che esce, e Q di nuovo è una quantità che esce. Anche qua l'ho scritta sbagliata, ma non importa. Noi abbiamo scritto anche evapotranspirazione, che invece è una mezza via tra l'inglese e l'italiano. La parte di portata può essere separata nelle varie portate superficiali, sotterranea e nella parte in satura, di cui vi avevo già parlato la volta scorsa. Questo Budiko è un climatologo russo, che circa una trentina di anni fa, tendo a sottovalutare la distanza temporale, ha detto: beh, ma cosa succede se esaminiamo per esempio dei bacini relativamente grandi, per esempio più grandi di 30 km quadrati come volume di controllo? Cioè più grande di 1000 km quadrati, scusate, quindi considerate un quadrato di 30x30 sono 900 km quadrati, è un'area grande ma non vastissima. E supponiamo di fare questo bilancio su una scala temporale relativamente lunga, cioè di mediare il nostro bilancio su più anni. Questo per minimizzare per esempio gli effetti delle acque sotterranee, in particolare dello stoccaggio di acqua, che è l'elemento che noi conosciamo di meno. A questo punto l'equazione di bilancio di massa la possiamo scrivere così, dove la barretta che è messa, stavolta con i segni giusti, la barretta che è messa sopra i simboli significa che è stata fatta questa media spaziale temporale, cioè la media spaziale su un bacino più grande di 1000 km quadrati, e tutto è considerato in un intervallo temporale più grande multiannuale. La domanda che ci possiamo fare qui dal bilancio di massa: qual è la massima evaporazione che noi possiamo ottenere da questo sistema? Beh, intanto nelle condizioni in cui siamo, Budiko assume che questo termine sia trascurabile, cioè che lo stoccaggio di acqua, il sistema sia pressappoco in equilibrio, e dopo un certo numero di anni praticamente il valore dello stoccaggio oscilli attorno ad un certo valore, quindi questo termine non c'è più. Evidentemente il massimo dell'evaporazione è quando tutta la precipitazione che cade viene evaporata, e quindi ET max è esattamente uguale alla precipitazione. Questo non fa altro che dire che una cosa in un certo senso ovvia, che non può evaporare altro che l'acqua che c'è, e se lo stoccaggio dell'acqua è nullo, lì mediamente non ce n'è, non può evaporare. Ma è ovvio che nel transiente l'evaporazione può essere maggiore della precipitazione, perché nel transiente c'è acqua stoccata nel suolo che può essere evaporata. Possiamo fare la stessa considerazione sul bilancio di energia. Il bilancio di energia si scrive così, cioè in particolare lo scriviamo anche questo
No, scriviamo delta E, che è lo stoccaggio di energia in un certo volume di suolo, in questo bacino ideale di più grande di 1000 km quadrati. R con N è la radiazione netta, lambda E con T è l'evapotraspirazione che esce, e H del calore sensibile invece che esce. Anche qui possiamo rigirare questa equazione. Intanto possiamo dire nelle condizioni di Budico delta E uguale a zero. Già normalmente questo delta E, lo stoccaggio di energia all'interno di un volume di controllo, quasi sempre l'idrologia viene messo a zero, che non può essere così su alcune scale temporali, ma viene messo a zero. Poi la domanda, ovviamente, lambda e t si porta da questo dal primo membro, e allora viene che lambda e t è uguale a che cosa? La radiazione netta meno la parte che se ne va in calore sensibile. Quindi la massima evapotraspirazione che possiamo avere dal punto di vista energetico è quando lambda e t è uguale alla radiazione, tutta la radiazione che arriva serve per produrre evaporazione, in particolare evapotraspirazione. Quindi sussiste questa relazione che la radiazione netta è sempre maggiore di lambda e t, niente massimo qua, cioè della radiazione, la quale a sua volta, per l'equazione della conservazione della massa, lambda e t max sarebbe uguale a lambda e per p, la precipitazione, cioè sulla radiazione, combinando le due equazioni di bilancio, quella di massa e dell'energia, abbiamo due vincoli. Uno, che l'evaporazione moltiplicata per lambda e, che è il calore latente di fusione, di evaporazione, scusate, non può essere maggiore della radiazione, e l'altra naturalmente non può essere maggiore di lambda e t. Abbiamo due vincoli, uno sull'energia e uno sulla massa. Non posso evaporare più dell'acqua che ho precipitata, e non posso evaporare di più dell'energia che è alla base dell'evaporazione. Allora, quello che fa il fattore precedente, allora si può scrivere che la radiazione netta diviso il calore latente di vaporizzazione è maggiore o uguale di ET, e che ET max è uguale ad Rn diviso lambda E dal punto di vista dell'energia. Ovvero, in generale, ET max è il minimo fra P, che è la precipitazione, ed R con N diviso lambda E, che è questa parte non è una cosa così complicata, forse ve l'ho spiegata male magari, però non è così complicato da capire. La massima evaporazione che ho è uguale a tutta l'acqua che è caduta, se faccio l'ipotesi che non se ne stocchi niente, che non può essere maggiore della radiazione importata nelle unità di misura corrette, quindi divisa per il calore latente di vaporizzazione, perché è l'energia che estrae l'acqua dal suolo. È scritto nell'equazione di conservazione della massa e dell'energia. Non c'è niente in realtà di particolarmente difficile. Allora Budico definisce il suo fattore, che chiama R con N diviso lambda con E diviso P. E ho, che cosa succede? Posso dividere rispetto a questo indice, che si chiama indice di abilità di Budico,
tutte le situazioni dinamiche in due parti, quelle in cui phi è minore di 1 e quelle in cui phi è maggiore di 1. Se phi è minore di 1 vuol dire che r con n diviso lambda e pi è minore di 1, cioè r con n è minore di lambda e pi. Il fattore è, in questo caso, il fattore limitante in questo caso è l'energia. Non ho abbastanza energia per evaporare, ma ho abbastanza acqua per evaporare. Di solito questa è la condizione degli ambienti che sono dei cosiddetti umidi: c'è più acqua di quanto l'energia solare possa evaporare, phi minore di 1. Viceversa, nei casi phi maggiore di 1 si chiamano energy limit, water limited, cioè non ho abbastanza acqua da evaporare in funzione dell'energia che invece al sistema viene fornita. E la cosa interessante è che appunto si possono costruire questi grafici qua, in cui in ascissa c'è, diciamo, una variazione sul tema dell'indice di aridità di pulito. Qui è riportata semplicemente un certo valore dell'energia diviso phi e potete comunque vedere l'indice di aridità di pulito. Qui fino ad 1 c'è la situazione che è energy limited, qui c'è da 1 in poi c'è la situazione water limited. Cosa hanno fatto i nostri ricercatori, i nostri ecologi, i nostri idrologi in giro per il mondo? Sono andati a valutare come si situa l'evaporazione, per esempio, di determinati ecosistemi su questo grafico, e tutti i punti che voi vedete riportati qui, vedete i triangolini sono la foresta, i puntini sono gli ecosistemi misti, le crocette sono dei pascoli, si collocano abbastanza bene sulle curve limite con una piccola deviazione. Allora, siccome si pongono abbastanza su queste curve limite, vari autori hanno pensato di poter interpolare questi dati con delle curve che sono queste curve F di phi, che sono chiamate curve di Budito. Se qualcuno venisse e ci dicesse cos'è F di phi, noi in questo caso saremmo in grado di chiudere il bilancio idrologico. Vuol dire, sapremo che con quant'è l'evaporazione, sapremo quant'è e sapremo quant'è il deflusso medio annuo. Se abbiamo phi, la relazione che lega, questo deriva dal bilancio di massa di energia, che lega l'evaporazione media con la precipitazione è questa. Il deflusso medio annuo, che qui ho scritto RT, terra nof, superficiale, come con una bella Q che fosse la più significativa, è uguale alla precipitazione per 1 meno phi. Ma questo semplicemente perché, che cos'è? La precipitazione è uguale, la precipitazione meno l'evaporazione meno il deflusso, questo R qua, chiamato R qui, deve essere uguale a 0. Ed F è la relazione che fa la partizione tra evaporazione e deflusso. Questa è un'applicazione piuttosto semplice che mostra come si possono utilizzare proficuamente le informazioni che abbiamo, ovvero che la massa e l'energia sono conservate, quindi possiamo scrivere delle equazioni di bilancio di massa e di energia. E poi rappresenta anche una costante nella ricerca, nei calcoli idrologici, introduce delle semplificazioni, delle concettualizzazioni dei fenomeni, in particolare qui ne abbiamo fatte alcune, cioè che non si fosse né stoccaggio di energia né stoccaggio di acqua, questo
si è cancellato dei termini dalle equazioni, e poi di conoscere per esempio questa funzione f, che qualcuno dice, ah, se sono tutte, c'è sempre l'idea che queste curve siano in qualche modo universali, o per esempio universali per un determinato tipo di ecosistemi, e quindi si possono costruire delle leggi ecologiche, in questo caso del come sistema. In effetti, una, se volete, la precipitazione, la temperatura, che qui può essere usata come un proxy, ovvero come un indicatore di quant'è l'evaporazione, permettono di suddividere i vari ecosistemi in varie parti. Per esempio, noi siamo a Trento, dove saremo? Saremo a temperatura media, non so, 10 gradi, altezza, annual precipitation, siamo qui, 100, noi siamo qui tra la foresta temperata e il woodland come tipo di biomi. Questa è una mappa dei biomi. Questo per dirvi che cosa serve per esempio il bilancio idrologico, per presentarvi una prima applicazione di calcolo del bilancio idrologico fatta con certe semplificazioni. Durante il corso noi naturalmente faremo delle cose ben più approfondite sul calcolo dell'evapotraspirazione e anche sulla stessa descrizione delle precipitazioni al suolo. Comunque, a partire dal bilancio, tutto a partire dal bilancio di massa e di energia. Grazie.